Allora, innanzitutto grazie per questo invito a partecipare qui con voi oggi. Io mi riconosco moltissimo dell'introduzione che ha fatto Elena, che sottoscriverei in pieno come interpretazione di quello che sta accadendo oggi. Detto questo, cercherò di fare un po' il mio compito anche di cercare di mettere in luce quelle che sono anche alcune contraddizioni rispetto anche al diritto costituzionale di questo decreto anti-rave, ma nello stesso tempo di cercare di inserirlo anche in una cornice un po' più ampia. Detto così sembra lunghissimo, ma cercherò di essere breve. Quando si dice che sia breve non è una buona premessa, ma cercherò di farlo sul serio. Allora, volevo partire da due parole. La prima parola, visto che trattiamo di un decreto legge, è diritto. La seconda parola è conflitto. La parola diritto. Allora, il diritto, io non so se c'era, voi ci sono degli studenti di giurisprudenza. Il diritto, alzate le mani, ci sono degli studenti di giurisprudenza? Benissimo, okay. D'accordo. Allora, il diritto è un fenomeno sociale, ricordiamocelo sempre, cioè il diritto vive nella materialità di quelle che sono le vicende umane e in quanto tale le riflette, traduce quelli che sono dei rapporti di forza, e questa è una parte della storia, è il diritto che possiamo definire diritto come dominio. Poi c'è un'altra storia, il diritto invece come emancipazione, cioè quel diritto che si propone di conformare la realtà, di trasformarla, nel segno dell'emancipazione. Se noi vediamo la storia come lotta di oppressi e oppressori, da una parte c'è il diritto che opprime e dall'altra parte c'è il diritto che libera, che emancipa. Il diritto del costituzionalismo, la Costituzione, è il diritto che emancipa, è il diritto che si pone contro il potere, per la limitazione del potere. Il diritto, come quello del decreto legge di cui discutiamo noi oggi, invece è il diritto che si pone dalla parte del dominio, dalla parte dell'oppressione. Conflitto. Allora, partiamo dal presupposto che il conflitto è l'essenza della democrazia. Cioè, la democrazia è una forma di Stato che si pone dalla parte dell'emancipazione. Non una qualsiasi democrazia, perché democrazia può essere anche definita democrazia liberale, no, io parlo di una democrazia precisa, che è quella disegnata nella nostra Costituzione, che è una democrazia pluralista, è una democrazia conflittuale, è una democrazia sociale. Ecco, in questo tipo di democrazia il riconoscimento del conflitto è un presupposto, è una condizione imprescindibile. Vedremo, noi abbiamo invece una storia progressiva in cui il conflitto è sempre di più anestetizzato, neutralizzato. Si tenta di espungere il conflitto proprio da quella che è la realtà. Allora, decreto legge anti-rave, decreto legge 162 del 2022. La norma di cui discutiamo noi oggi è in particolar modo una, l'articolo 5, norma in materia di occupazioni abusive e organizzazione di raduni illegali, che introduce un nuovo reato, l'articolo 434 bis del codice penale. Allora, alcune considerazioni, diciamo, in punto di diritto su questo decreto. La prima è una nota di colore, è formulato malissimo, cioè in maniera tautologica, cioè l'invasione consiste nell'invasione arbitraria. È abbastanza assurdo. Lo strumento utilizzato è un decreto legge, mancano i requisiti di necessità ed urgenza, il contenuto del decreto è un decreto eterogeneo, il decreto legge non è lo strumento adeguato per introdurre dei nuovi reati, cioè per limitare quella che è la libertà personale. Questi si tratta di abusi costanti che fanno parte di un processo di verticalizzazione e concentrazione del potere, ma è uno dei tanti, ma non per questo non è un abuso anche in questo senso. Che cosa ancora in questa norma difetta la determinatezza e la tassatività della fattispecie penale? È configurabile come un cosiddetto reato di pericolo, cioè quel reato che lascia un ampio spazio all'interpretazione delle forze di polizia prima e quindi dell'autorità giudiziaria, perché fa riferimento a clausole generali come l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica o la salute pubblica, che sono concetti flessibili, sono concetti manipolabili, soprattutto il primo, l'ordine pubblico, e il rischio è che si introduca una nozione di sicurezza di ordine pubblica che non viene ad essere altro che uno strumento di repressione del dissenso, della protesta e di modi di vivere o di visioni non omologate. Incompetenza, malafede nella formulazione, non lo so, forse entrambe in realtà.
Questo si riverbera poi su quello che è due principi fondamentali, che sono il principio di legalità e il principio di certezza del diritto. Ancora, c'è un'evidente sproporzionalità delle pene, fino a 6 anni per chi promuove e organizza, che è un elemento anche questo di rilievo costituzionale. E si iscrive quindi nella logica di quello che possiamo definire un vero e proprio populismo penale, questo decreto in questo senso. Ma il punto cardine secondo me è ancora un altro, al di là di tutti questi che vi ho descritto. Cioè è che quello che viene ad essere attaccato è il diritto di riunione. Perché si iscrive raduno, ma è una riunione, e il diritto di riunione è tutelato dall'articolo 17 della Costituzione. Cioè il diritto di riunione è un diritto fondamentale in una democrazia, perché è il diritto di manifestare in pubblico critiche e rivendicazioni, di rappresentare i conflitti, il conflitto che attraversano la società, è un elemento essenziale della democrazia, e la democrazia vive, lo dicevo prima, lo ripeto, di pluralismo e di conflitto. Quindi in questione, con questo decreto in sostanza, attraverso l'attacco alla libertà di riunione, è il principio democratico, la democrazia del costituzionalismo come democrazia pluralista e conflittuale. Quindi, in questo senso, un attacco a un elemento fondamentale della democrazia attraverso cui si esprime il conflitto, che della democrazia costituisce l'essenza. Poi ci sono altri elementi, insomma, la norma potenzialmente riguarda qualsiasi raduno, ovviamente, non soltanto i rave, che sia anti-rave non ha senso, perché riguarda qualsiasi tipo di raduno, quindi il primo pensiero sono le occupazioni delle scuole, dell'università, dei luoghi di lavoro. Cioè il timore è che sia una delle norme che vogliono circoscrivere ulteriormente quelli che sono gli spazi politici e la possibilità di espressione del dissenso. E tra l'altro il numero di 50 è anche un numero totalmente arbitrario, poi se si pensa ai rave ovviamente i numeri dovrebbero essere molto più alti. Ma voglio farmi anche molto brevemente ancora una domanda. Perché criminalizzare comunque i rave, anche se riguardasse solo i rave? Perché adesso si va in questa direzione, cioè cercare di restringere poi questa norma in Parlamento. Ma perché criminalizzare i rave? D'accordo, i rave si possono svolgere anche in uno spazio, per così dire, di illegalità. In questo caso i singoli comportamenti eventualmente saranno puniti, e già esistono tutte le norme del codice penale. Ma l'illegalità e la disobbedienza possono anche essere visti come un segnale di vivacità della democrazia. E i rave sono riconducibili a quella che è una controcultura, cioè si inseriscono in una visione che rifiuta l'omologazione, che rifiuta l'economicismo, il funzionalismo del neoliberismo, che rifiutano il dogma del profitto, veicolano l'idea di un divertimento che è liberazione e non industria del divertimento, cioè sono spazi, potremmo dire, di libertà. Potremmo dire, forzando un po' la mano, che esprimono, come diceva Pasolini, la forza della critica totale, una critica che a volte può anche sfociare nell'illegalità, nella disobbedienza, ma è un sintomo di vivacità della democrazia. Cioè, la ribellione, se vogliamo, la disobbedienza, si legano strettamente a quello che è un percorso di emancipazione. È la libertà di disobbedire che rende possibile immaginare e concretizzare quella che è la trasformazione sociale. Questo è detto in un bel libro che consiglio, che è un libro di David Graeber e David Wengrow, che si intitola L'alba di tutto, una nuova storia dell'umanità. È un libro scritto da un sociologo e un antropologo, non un giurista, non preoccupatevi. Bene, sufficientemente interessante. Allora, cerco di chiudere. Questo decreto anti-rave, in particolar modo la norma di cui discutiamo oggi, è senza dubbio un manifesto identitario. È un manifesto identitario di destra estrema, non di centrodestra, e al contempo però è anche parte di un processo, cioè è in atto da tempo un processo di delegittimazione e repressione del dissenso, di militarizzazione della democrazia, pensiamo a quanto è successo con la pandemia e poi con la guerra. È un processo anche di distrazione insieme del conflitto sociale. Vi ricordo alcuni provvedimenti di questo processo, il decreto legge 113 del 2018, il cosiddetto decreto Salvini,
che ha ripenalizzato il blocco stradale, che ha inasprito le pene relative all'occupazione di edifici, che ha aumentato le ipotesi di DASPO urbano. Cioè, noi vediamo un crescente ricorso a quello che possiamo definire il diritto penale del nemico. L'utilizzo, per esempio, ampio, veniva richiamato prima il Movimento Notaro, il Movimento Notaro questa storia la conosce molto bene, l'utilizzo di misure cautelari, misure di prevenzione, richieste di risarcimento in sede civile, sino appunto all'associazione delinquere e al terrorismo. Un diritto penale che viene utilizzato contro i movimenti sociali, che viene utilizzato contro i lavoratori, veniva ricordato prima anche la vicenda di Piacenza. Parte di questo processo poi anche quella che è l'espulsione, la ghettizzazione del disagio sociale, la colpevolizzazione della povertà, pensiamo al merito, il ministro del merito, agli attacchi al reddito di cittadinanza, eccetera, o all'individuazione ad esempio del nemico nel migrante. Anche questo, tutta questa attenzione nuova agli sbarchi, questi divieti di sbarchi occultano, distraggono e mistificano quello che è il conflitto sociale, le diseguaglianze crescenti, costruendo questa identità, diciamo, fittizia, artificiale del nazionalismo nascosta dietro questa triade di Dio, patria e famiglia. Ecco, questo è un processo, quindi, e questo decreto anti-rave è un manifesto identitario della destra, ma allo stesso tempo è parte di un processo verso una democrazia senza conflitto. Una democrazia senza conflitto però è un ossimoro, perché vi dicevo prima, la democrazia è conflitto. È un esempio questo decreto del diritto come strumento di dominio. È un esempio di come l'autoritarismo, lo dicevano molto bene Polanyi e Gramsci, sia perfettamente compatibile con il capitalismo, cioè con l'egemonia neoliberista, oggi potremmo dire. Diciamo che si ragionava prima di associazione di resistenza, ecco, a me questa parola resistenza piace molto, mentre non piace per niente la parola invece che sempre inizia con lo stesso modo resilienza. Oggi invece dobbiamo porre alla parola resilienza proprio la parola resistenza, di fronte a tutte queste involuzioni sempre più evidenti di quella che è una democrazia. Ripeto, una democrazia senza conflitto è una maschera, non è una democrazia.